Ciao a tutti, allora oggi una specie di video call. Una specie perché? Perché a me è stato chiesto più volte come mai non faccia molto spesso video call, ma perché la ragione è una sola, io acquisto molto molto poco, per cui non ha senso che vi faccio vedere, cioè magari acquisto un rossetto in 2 settimane. Questo diciamo racchiude un po' i miei acquisti dell'ultimo mese e sono 3 rossetti. Questo è tutto quello che ho comprato nel corso del mese. Però ho pensato di aggiungere qualche regalino che nel corso del mese mi è stato fatto da alcune mie amiche. E quindi ecco così, magari sono un pochino di cose secondo me interessanti, carine da vedere. Iniziamo quindi con i miei acquisti, che sono questi tre, e sono 3 rossetti. In realtà penso li abbiate visti tutti, o 2 sicuro e uno non ancora, probabilmente. Quindi cominciamo da quello sicuro che avete visto già in più video, ed è quello di Kiko di questa collezione, che come al solito non mi ricordo, tanto anche se la leggessi, tempo 2 secondi già me la sono dimenticata. Si chiama 05 Sedative Jasper. Ve l'ho fatto vedere in tutte le salse del mondo, quindi vado velocissima, neanche lo swatcho questa volta, perché veramente negli ultimi video è in ogni dove, sia per quanto riguarda qualche tutorial più o meno che ho fatto, sia in altri video l'avete visto e stravisto. E questo colore è molto carino, adesso è ancora in gamma, insomma è un'edizione limitata che è uscita in autunno, adesso c'è fuori quella natalizia e quindi a breve si troverà in saldo. Io questi 2 rossetti che vi farò vedere della Kiko li ho presi con lo sconto del 20% che c'è stato più o meno credo all'inizio del mese di novembre, se non vado errata. Poi, sempre con un grosso sconto, ho comprato questo rossetto della Urban Decay che sono i Revolution Lipstick, questi qui. Abbastanza noti, insomma, perché se ne è parlato un po' in ogni dove. Io ero molto curiosa. Il colore che ho preso io si chiama Rapture. Ed è un classico colore invernale mio, quelli che mi piacciono tanto tanto tanto, questi malva un po' scuretti, packaging bellissimo, è molto particolare, tutto scanalato, insomma non è tondo tondo, sopra c'è sempre il marchio, qui la scrittina Urban Decay, l'interno è cromato viola e poi il resto invece è questo cromato quasi platino. E il colore è questo qui. Anche questo l'avete visto già in un video, comunque l'avete visto di meno dell'altro, diciamo, ve lo faccio vedere sbocciato, e questo colore qui, non so adesso qui come renda, perché oggi c'è una giornata bruttissima, 5 minuti fa grandinava, adesso ci sono le nuvolette, quelle tipo Heidi, ecco, e si è aperto un po' il cielo, però insomma c'è una luce un po' così così. Questo qui io l'ho preso sul sito di HQ Hair, vi lascerò il link qui sotto, che è un sito a cui io sono iscritta, è un sito inglese, quindi non ci sono, non c'è dogana, niente di niente, a cui sono iscritta da diverso tempo, ogni tanto ci prendo qualcosa perché se siete iscritti ogni tanto vi mandano dei buoni sconto e alcuni sono veramente tanto tanto vantaggiosi. Loro hanno diversi marchi, questi buoni sconto, leggete bene nell'info, insomma del buono che vi arriva. Spesso non sono validi per tutti i brand che vendono e molto 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 spesso non sono validi per quasi tutti i brand high cost, sia per loro hanno anche molti prodotti per capelli, HQ Hair, oltre che di make-up e quindi la maggior parte delle volte non mi valeva per la Urban Decay e io volevo provare uno di questi rossetti, quindi tutte le volte lo lasciavo lì e lo facevo scadere. Questa volta ho visto subito che valeva anche su Urban Decay, yeah, sono corsa proprio perché sul loro sito questi rossetti costano, non mi ricordo se tra i 17 e i 18 euro, non ricordo di preciso, comunque mi sembra che pure da Sephora stiano intorno ai 18 euro, se non vado errata, e io l'ho pagato intorno ai 13, non ricordo adesso precisamente lo sconto, ma è arrivato veramente uno sconto proprio di quelli belli pregni di significato. Ho comprato solo questo, volevo questo, ecco, quando mi è arrivata l'occasione giusta me lo sono andata a prendere perché per 13 euro era veramente un ottimo prezzo per il prodotto, per la marca e per tutto il resto. E quindi ho detto ora o mai più, perché non mi capiterà mai più, nemmeno con lo sconto di Sephora. Detto ciò,
Mi piace molto, lo sto usando già da un po' di tempo, è molto cremoso, su di me ha anche una buona durata, mi piace, mi piace, mi piace. Ci sono dei colori bellissimi, c'è una gamma di colori di questi rossetti che è fantasmagorica, da quelli più accesi, molto estivi, quasi fluo, belli, belli, belli. Io li ho visti in diversi canali di ragazze americane perché da loro esce tutto prima, quindi quando avevo visto questi rossetti sapete che impazzisco, oltre che per gli smalti, per i rossetti, me ne sono follemente innamorata. Però ho deciso di prendere uno con una colorazione da sfruttare bene adesso e devo dire che mi piace davvero davvero tanto. Poi un altro rossetto che ho preso è un cream lipstick della Kiko, questi qui, e il colore che ho preso è il 521 e di questi io non avevo mai preso niente. Sempre approfittando dello sconto del 20% che c'è stato inizio mese, ho deciso di provare anche questa gamma qua di rossetti che penso insomma conosciate tutti, sono quelli fatti così. E devo dire che questo mi è piaciuto molto. Allora, il colore è anche qui un colore violetto malva, ancora più scuro di questo. Questo c'ha un po' più di rosa all'interno. Questo qui, ve li metto vicino così li vedete, vedete, è un tono più scuro. Rimaniamo più o meno sulla stessa gamma di colore, però questo è un tono più scuro. Cremoso anche questo, mi piace, è molto confortevole, ha una buona durata nel corso della giornata. Nessuno dei due sinceramente mi va sbavando. Con questo molto spesso uso una matita, ve l'ho fatto vedere in un video. E con questo sinceramente invece lo metto anche senza, è leggermente meno cremoso di quello della Urban Decay. I colori sono bellissimi, ma sono diciamo tra i miei colori preferiti, quindi mi piace vincere facile, sì. Quindi questi sono i miei acquisti del mese. Ho comprato ben tre rossetti, non ho preso altro, né per quanto riguarda skincare né prodotti per capelli, perché ho roba da consumare da qui a non si sa quando, quindi a meno che non trovo proprio la cosa o l'occasione o lo sconto particolare per cose che so che sfrutterò. In genere faccio sempre così, quando ho la buona occasione acquisto, perché so che magari sono prodotti che comunque nel corso del tempo tendo a ricomprare. E la stessa cosa per il make-up, adesso mi sono tolta lo sfizio di questo perché comunque non so se generalmente vadano in sconto questi prodotti, a me non era mai capitato di farci caso, e questo qui perché l'ho pagato 13 euro e quando mi ricapita. Detto ciò, allora, questi invece sono regali che mi sono arrivati nel corso di questo mese. La mia amica Esa, ve la nomino spesso perché lei è una persona che mi fa spesso regalini, è molto carina, mi ha regalato una cosa famosissima. Adesso non so come farvela vedere perché qui è mega specchiato, quindi la BB Cream della Une, facciamo così. La colorazione questa è la 103, è fatta così, vedete, è tutta specchiata davanti. Faccio un casino se ed è questa. Levo questo pennellino insulso che c'è dentro, questo qui, è questa qua. È una colorazione molto molto chiara. E come sottotono è un giallino. La sto usando, non è una recensione assolutamente, ma siccome è un colore molto chiaro per me, la sto usando come correttore. Siccome io ho delle zone di scrumie e cose varie, la uso sia sotto gli occhi che sulle zone dove tendenzialmente devo andare a mettere comunque qualche cosa che mi vada un po' a camuffare i rossori del viso. E la sto usando da 2 giorni, quindi non è una recensione. L'effetto è buono, mi piace. Spesso sopra poi applico magari il fondotinta minerale, un tono più scuro. Io ho quello di Bare Minerals e mi ci trovo bene. Quindi per il momento così sta andando bene, vedremo poi nel corso del tempo. Mentre tutte le altre cose, no, qualcosa ho usato e qualcosa no. Sempre Esa mi ha mandato diverse cosette, tra cui molto interessante secondo me questo balsamo per le labbra, questo burro cacao della Herb Pharmacy, che è un'azienda organic made in UK, questo qui. E questo che mi ha mandato è alla melissa, boh, vabbè, vi faccio prima vedere così. Si sente molto la melissa fondamentalmente, è molto molto fresco, non l'ho ancora usato perché ne sto usando un altro orrendo, lo vedrete nei mousseplate del mese, penso. Non mi sta piacendo. Non è male come burro cacao, ma c'è una profumazione che ne parleremo a momento opportuno. E poi mi ha mandato anche due tarte natalizie della Yankee Candle, ovviamente. Una è questa qui, che proprio ieri vedevo nel video di Chicca, Chiara, le cose di Chicca.
E ha fatto un video molto carino con tutte le proposte natalizie della Yankee Candle, molto 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 carino. Adesso non so quando riuscirò a pubblicare questo video qua, comunque nel caso ve lo lascio nell'info box perché ci sono un sacco di idee regalo molto carine. E lei appunto parlava proprio di questa e c'è un profumo buonissimo, proprio buono buono. Non so adesso accesa. Comunque questa qui invece è la Christmas Eve e ha un profumo molto fresco. Quindi poi si vedrà sempre da accese che cosa verrà fuori. Poi la mia amica Federica mi ha mandato questi due ombretti di questa marca qui, che io avevo visto in qualche video in giro sempre per YouTube. Non so dove si vendano, ma so che sono ombretti che costano molto molto poco. Non so adesso bene i negozi che li vendano. E mi ha mandato questo blu. Aiuto, oddio, me lo facevo saltare. Andiamo bene. Questo blu sono molto pigmentati. Guardate che cos'è. Questo. E poi mi ha mandato questo violetto con all'interno questa luminescenza che è sempre un po' sull'azzurrino. Anche questo è molto particolare. Guardate che bello che è. Ed è questo. Poi la mia amica Simona, che è del canale Simon Loves Makeup, ma lo sapete perché facciamo la collaborazione tutti i mesi con la Simon, mi ha mandato queste due pastello, una occhi e una labbra. Sono della nuova collezione che è uscita da poco. Quella per occhi si chiama Vanità e quella per le labbra si chiama Sfilata. Le ho già usate tutte e due. Questa mi sa che l'avete già vista in un video ed è bellissima. E questo viola qua, molto 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 bello, all'interno ha questi riflessi un po' particolari, rossiccio borgogna, io ci vedo, poi non so se ho le allucinazioni. E questa l'avete vista anche su Instagram perché ho postato una foto dove l'ho messa sulle labbra ed è meravigliosa, come già avevo visto da 12 milioni di persone, effettivamente è davvero bellissima ed è un colore a metà tra il rosso e il fucsia. Bello, c'ha un'ottima stesura, un'ottima resa sulle labbra, veramente bellissima. Ultima cosa che vi faccio vedere, e questa mi è arrivata oggi, proprio oggi, e l'ho usata oggi per la prima volta, è il mascara della Catrice The Giant. Questo qui, famosissimissimissimo, io non sono mai riuscita a trovarlo da nessuna parte, in più e più volte, girare e rigirare, me l'hanno cercato anche le amiche, perché per curiosità volevo provarlo, quello con lo spazzolone supersonico fatto così, e Eleonora, una ragazza carinissima che mi segue qui su YouTube, che sta facendo come diverse mie amiche la conversione all'EcoBio, mi ha detto: Simo, io ce l'ho nuovo integro in tonso, te lo mando molto volentieri perché comunque sto cercando di cambiare la mia routine, sto passando all'EcoBio e me l'ha mandato e io la ringrazio tantissimo, è stata veramente carinissima. Che dire, oggi l'ho usato per la prima volta, non ci devo fare un po' amicizia perché adesso era diverso tempo che stavo usando quello di Dior e comunque ogni mascara ha bisogno del suo tipo specifico di applicazione, quindi dopo un po' di volte poi ve ne parlerò un po' più in là e vi farò sapere che cosa ne penso. E quindi ringrazio tantissimo tutte le persone che vi ho nominato in questo video e questi sono i miei acquisti. Questi sono i miei acquisti, rossetti come sempre, come o sono smalti o sono rossetti, però questo mese sono stata brava, solo rossetti. Un bacio e alla prossima, ciao!